Ciao a tutti! Oggi prepareremo la torta di carote con farina di riso e mandorle. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Gli ingredienti sono mandorle pelate, carote, scorza di limone, uova, zucchero, farina di riso, sale e lievito. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero e la scorza di limone. Ed azioniamo il bimby per 15 secondi a velocità 10. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungiamo le mandorle. Le facciamo tritare per 10 secondi a velocità 9. Mettiamo da parte il trito. Senza lavare il boccale, mettere le carote e le facciamo tritare per 10 secondi a velocità 8. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungiamo le uova. Il sale e facciamo amalgamare per 50 secondi a velocità 5. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungiamo il trito di mandorle e zucchero. La farina di riso. E il lievito. E facciamo amalgamare per 50 secondi. A velocità 5. Il composto è pronto. Trasferire in uno stampo da 24-26 cm di diametro, unto col nostro staccante per teglie. Cuocere in forno preriscaldato statico a 160 gradi per 10 minuti, successivamente alzare la temperatura del forno a 180 gradi e proseguire la cottura per altri 40 minuti. La torta è cotta, lasciamola raffreddare del tutto prima di rimuoverla dallo stampo. Torta di carote con farina di riso e mandorle. Grazie e alla prossima ricetta!